Allora, siamo qui con il Paul Klee Quartet. Ci raccontate un po' questo quartetto, com'è nato, chi è nel quartetto sin dall'inizio? Dunque, il quartetto nasce a Venezia nel 96, e quindi tanti anni, veramente. E con una formazione leggermente diversa che però si assesta subito con l'organico che vediamo, che abbiamo oggi, insomma. L'organico lavora insieme dal 2000 praticamente, quindi quasi subito, insomma. Nel 96 in occasione di una serie di concerti in Spagna, e un rapporto tra l'altro con la Spagna che si è mantenuto sempre molto vivo nel corso di tutti questi anni. Soprattutto con il Nord, no? Santander con un festival dove siamo stati parecchie volte. E lo spunto, il legame, anche la finalità, insomma, del quartetto è sempre stata quella dell'amore verso la musica in qualche modo contemporanea, attuale, ecco. Quindi abbiamo lavorato sempre tantissimo con autori viventi, quindi su commissioni, e in prima esecuzione, voglio dire, e ecco, la curiosità, la sua sperimentazione, il programma di stasera, tra l'altro, è un esempio molto, molto calzante. E nonostante questo, però, il quartetto chiaramente ha approfondito anche il repertorio classico, tra virgolette, del Novecento, quindi a partire, diciamo, da Debussy, Ravel, in poi, tutti gli autori importanti, quindi da Shostakovich, oppure più vicini, Sciarrino, eccetera. E ecco, questo, insomma, è stato un po' lo spunto e il filo conduttore della nostra attività sempre. E chi sono i membri fondatori del quartetto? Allora, membri fondatori direi io e Andrea Mendola, violista del quartetto, nonché docente qui al Conservatorio di Trieste, insomma. E poi c'è stato questo straordinario ingresso di Stefano Tonello, assolutato violino, e Luca Pacagnella, il violoncello. E questo è stato... Che insegna in questo conservatorio, mi dico. Come è chiaro, si sa. Mentre Stefano insegna in questo conservatorio di Vicenza. Stefano invece è docente di violino al Conservatorio di Vicenza. Interessanti sono state le collaborazioni. Le collaborazioni con dei personaggi che ci hanno aperto anche dei modi particolari, come Amelia Cubi con la musica indiana, o con Yu Fang con la pipa cinese. Abbiamo incontrato il compositore Tan Lun, che è un grande compositore importante, con cui abbiamo lavorato insieme, e poi abbiamo fatto anche delle infiltrazioni nel jazz con tamburini e con l'arte della fuga in jazz. Quindi ci sono, e poi naturalmente il pianista francese Jean-Pierre Rameau è un punto di riferimento importante con cui abbiamo fatto tutto il repertorio, la camera di quintetto con della parte. Dunque, il quartetto sappiamo è tipico, è una forma, è un ensemble che cresce soprattutto nel periodo classico romantico. Voi, ovviamente, essendo strumentisti, avete studiato questo repertorio. Perché avete deciso di scostarvi da questo repertorio e di andare soprattutto verso il contemporaneo? Cioè, è un rischio per un quartetto. Boh, un rischio relativamente, sì, chiaramente le tecniche esecutive, insomma, cioè richiede, come dire, una specializzazione sempre nell'ambito del quartetto, e il quartetto, diciamo, per eccellenza dei compositori viventi, della musica attuale, no, che è un termine che io preferisco, a musica contemporanea. Ecco, un quartetto di riferimento è sicuramente il quartetto Arditti. Ecco, basta vedere, visto che ormai, insomma, YouTube ci offre tantissime materiale, le tecniche esecutive, ahimè, richiedono un tipo di approccio tecnico, strumentale, un po' diverso, per cui, insomma, sì, va bene essere poliedrici, però a un certo punto è anche importante una specializzazione.
Nel campo della musica attuale, appunto, cioè, troviamo delle tecniche non convenzionali, particolari, a volte bisogna quasi fare violenza allo strumento, no? Chiaramente non è una violenza gratuita, è una violenza finalizzata ad ottenere alcuni effetti. E ancora una volta il programma di stasera è un esempio straordinario, insomma, di artigianato musicale, o meglio compositivo, soprattutto da parte dell'autore George Crumb, e che stravolge la natura del quartetto tirando fuori sonorità inusitate e veramente che colpiscono l'esecutore. E questo però richiede uno studio molto particolare e molto settoriale, diciamo, molto finalizzato, ecco. E per cui, insomma, credo che sia molto difficile in una serata fare, non so, un quartetto di Beethoven e poi Crumb. Cioè richiede... L'esperienza più bella che abbiamo trovato in Augusto è stata quella famosa residenza della Loira, all'Abbazia di Fontebrodo, dove siamo stati per mesi interi a studiare e a eseguire tutti i giorni l'arte della fuga di Johann Sebastian Bach. E questo è stato il grande lavoro formativo del quartetto. Abbiamo alternato i concerti, la musica di Bach, di Mozart, Beethoven in quel caso, e anche i contemporanei. Ma qualunque quartetto della storia ci racconta che ha avuto esperienza con la musica contemporanea. Vediamo un quartetto triestino, ad esempio, che è stata una grande formazione di questa zona, che nasce alla fine dell'Ottocento e esegue come musica contemporanea il quartetto di Ravel negli anni in cui Ravel lo scrive, quindi tutti si sono cimentati nelle novità, non è un po' tanto, un po' di più. Effettivamente è buffo perché il termine contemporaneo, qualunque musica è contemporanea, è stata scritta in un momento, quindi... Ma questo significa che vuoi anche al di fuori di questo ensemble, di questo quartetto, praticate la musica contemporanea, vi diverte, è una cosa che vi piace fare? Certamente. Allora, io sono, come dire, nipote di un musicista e lui diceva: ma cos'ha sto ragazzo che quando va al pianoforte suona do re, che gli piace la seconda? Com'è sta cosa? Tutti i ragazzi fanno do mi, no? Allora, diciamo che questo... Già da bambino io avevo questa predisposizione alle sonorità, agli intervalli di settima, cioè ero attratto da queste dissonanze, diciamo così, quello che era più dissonante possibile. Questo è, come dire, una mia sensibilità che poi, come dire, andando avanti nella vita ho coltivato. Però adesso non vorrei dire, si può coltivare, però adesso bisogna anche dire la verità, bisogna fare anche degli incontri giusti. Cioè, se non avessi avuto questi tre compagneros non sarei riuscito a realizzare, come dire, questa, perché voglio dire, a 25 anni di quartetto bisogna che ci siano delle, come dire, delle gerarchie ben precise, che ci sia rispetto reciproco, e noi mai abbiamo litigato un giorno in 25 anni, quindi questa è la nostra forza, insomma, e questo ci ha permesso ognuno di esprimere la propria sensibilità, che in questo caso è comune, cioè l'interesse verso la musica contemporanea. Questo non vuol dire che poi io insegno in questo conservatorio ai miei allievi, non insegno questa musica perché è per specialisti, però piano piano al biennio i ragazzi più avanti li avvicino a questo, perché la mia sensibilità spero possa essere trasferita ai miei allievi. E la considerazione è un termine che non che va interpretato correttamente. Ci sono delle gerarchie, in realtà in questo, nella nostra formazione non è assolutamente corretto, non c'è gerarchia, ma c'è il secondo termine che ha detto, c'è grandissima stima reciproca e rispetto. Comunque c'è una letteratura in merito. Il quartetto è come aver tre mogli. Ecco, esattamente, 25 la anni. La battuta è scontata, lui sì, a volte c'è. Sono, non scontri, ma differenze di opinioni, insomma, si discute. E qual è stato uno degli apici che voi avete raggiunto con questo quartetto? Che vi sentite di dire quello è stato un momento veramente importante per noi? Per me, che sono veneziano doc, suonare in Sala Grande della Fenice per me è stato una cosa spaventosa, perché ho sempre visto il teatro in questo modo, vederlo al contrario dal palcoscenico è stata una sensazione incredibile.
quindi per me sicuramente quello. Ma io penso, no, per tutti i concerti che abbiamo fatto in Francia, sono stati molto affascinanti, secondo il mio punto di vista, nei Castelli, no? Dunque, voi amate collaborare con compositori viventi, compositori e compositrici viventi. Quale sarà il prossimo passo? Avete già un'idea? Stiamo uscendo, si spera, da questo Covid. Avete un'idea di cosa il futuro porterà? Avete già commissionato dei lavori? No, in questo momento è nata questa collaborazione, ad esempio, con Fortuita, perché a volte, insomma, credo che anche tutti i Fortuiti siano un po' sale, no, della vita e dei percorsi artistici, ma con David Chaillou, appunto, del quale eseguiremo questo quartetto. Progetti futuri, nel breve c'è questo recupero dei lavori per quartetto d'archi di un compositore che in realtà è passato alla storia più come direttore artistico che è stato direttore artistico della Fenice, della Scala, insomma, ha avuto un percorso molto felice, maggio musicale, è stato il fondatore della Biennale di Venezia, quando ancora non si chiamava Biennale, ma si chiamava Festival Internazionale della Musica Contemporanea, lo dico giusto, vero? Sì, sì. E parliamo di Mario Labrocca. È stato la prima persona a invitare Stravinsky in Italia, per capirci. Ha portato Piero Lunaire. Cioè era, quindi diciamo che era molto... Il progetto è la registrazione integrale, sì, dei quartetti di Mario Labrocca. Ho scritto tre quartetti, e molto interessanti perché è stato molto attinente anche col programma di questa sera, perché soprattutto nel primo c'è questo grande interesse che forse allora era più legato a un concetto modernista, un po' in demitiano, ma che potremmo all'ascolto potremmo catalogare anche, avvicinare, diciamo, meglio al minimalismo americano, insomma. E è una scrittura molto interessante perché parliamo degli anni 20. Quindi ecco, e questo è il prossimo passo.